Presta attenzione e testimonia le verità che si celano al suo interno, perché questa è l'ultima eredità degli Horadrim. Per sapere cosa ci aspetta con l'uscita di Diablo 4, quarto capitolo di questa grande saga videoludica, dobbiamo soffermarci su un punto di forza molto importante, la storia. Questo video, composto da due parti, ci farà viaggiare. E quindi, benvenuti su Sanctuarium. All'origine dei tempi era il nulla. Nel nulla, racchiuso in una perla perfetta, abitava l'entità suprema Anu. In lui era racchiuso il tutto, luce e oscurità, bene e male. Anu però agognava la purezza e perfezione fisica e spirituale. E così, tramite i suoi poteri, riuscì a distaccare da se stesso tutta la negatività, il male e l'oscurità. Anu divenne finalmente puro, ma tutto ciò che aveva espulso, come un liquido purulento dalla sua entità, prese forma. Nacque dunque Thiatamet. Questa entità, malvagità allo stato puro, aveva la forma di un drago gigantesco a sette teste e cominciò a lottare contro Anu all'interno della perla. Il loro scontro continuò per millenni, senza che nessuno di due prevalesse sull'altro. Infine, nell'ultima grande battaglia, Anu e Thiatamet diedero fondo a tutte le loro energie, riuscendo ad uccidersi a vicenda. Fu così generata un'enorme esplosione, che diede vita all'intero universo. Da Anu prese forma il cosiddetto Occhio di Anu, più comunemente conosciuto come Pietra del Mondo o Cuore della Creazione. Questo colossale oggetto generò tutti i luoghi dell'universo, il tempo e tutte le forme di vita. La spina dorsale di Anu invece rotolò e si inarcò creando l'arcata di cristallo, da cui prese forma il paradiso celeste. Da lì presero vita anche angeli ed arcangeli. Questi ultimi formarono il concilio di Angelis. Gli angeli non sono fatti di carne e sangue e godono di una vita infinita e di una forza superiore a quella umana, sebbene possano essere uccisi da entità più potenti. Essi traggono la forza vitale dall'arcata di cristallo. Gli arcangeli, invece, incarnano i massimi valori di Anu e sono quindi l'espressione della sua volontà e delle sue virtù. Tyriael, arcangelo della giustizia, uno dei più potenti arcangeli del paradiso celeste, un essere di integrità ed equilibrio, equipaggiato con Eldruin, la spada della giustizia, e possessore del martello del giudizio. Imperius, arcangelo del valore, il più grande guerriero di tutto il creato, dedito alla guerra e al combattimento. Equipaggiato con Solarion, la leggendaria lancia del valore, che può evocare una lama di fuoco. Malthael, serafica guida della saggezza,
il primo angelo ad emergere dall'arcata di cristallo e primo capo del concilio di Angelis, equipaggiato con una coppia di kopesh con sembianze di falci e del calice della saggezza Chaladar. Auriel, arcangelo della speranza, colei che guida i cori angelici. Il suo potere fluisce nella trama della creazione, equipaggiata con Almayesh, le corde della speranza. Ithrael, arcangelo del destino, l'unico in grado di decifrare le trame intessute della celestiale pergamena del fato. La conoscenza del futuro garantisce potere sul presente. Possessore di Talusar, la sacra pergamena del fato. Vi erano anche arcangeli che non facevano parte del concilio di Angelis. I loro nomi erano Hadriel, Inarius, Isual e Iaerius, ma li conosceremo più avanti nel nostro racconto. Cosa successe invece a Thiatamet? Il suo cadavere cadde nella più profonda oscurità, oltre il mondo materiale. Dalle sue carni in putrefazione emersero i reami degli inferi fiammeggianti e vennero generati i grandi demoni. Da ognuna delle sue 7 teste furono generati i maligni. Dalle 3 teste primordiali furono generati i grandi maligni. Costoro erano Mefisto, il signore dell'odio, possessore del sangue immondo. La sua stessa voce è dolorosa per tutti i mortali. I non morti sono i suoi servi. Baal, signore della distruzione, il più spericolato e sfacciato dei primi maligni, si diverte nell'annientamento totale, non solo del mondo che lo circonda, ma anche di coloro che vi abitano. Diablo, signore del terrore, forse il più temuto fra i maligni, ha la capacità di trasformare le paure altrui in creature reali e di influenzare le menti delle sue vittime. Dalle restanti 4 teste più piccole sorsero i maligni minori. Andariel, signora dell'angoscia, una sadica, amava vedere le persone lacerate dalla propria agonia interiore e dal dolore emotivo. Duriel, signore del dolore, si considera essere un maestro della tortura. A differenza di Andariel, è interessato al tormento fisico piuttosto che all'angoscia mentale. Belial, signore della menzogna, sosteneva l'idea che la percezione fosse la realtà ed il suo unico scopo era quello di dominare quest'ultima. Non mentiva solo per il gusto di mentire, ma per ingannare e con l'intento di controllare gli altri. Asmodan, signore del peccato, era un abile manipolatore che commerciava in vizi e corruzioni. Appassionato e complottista, era di gran lunga il più carismatico dei maligni. Le forze del paradiso e dell'inferno entrarono presto in guerra per impossessarsi dei poteri della pietra del mondo, dando origine all'eterno conflitto. Il pandemonio era il reame che custodiva la pietra del mondo e che fungeva da linea di confine e congiunzione tra gli inferi fiammeggianti e il paradiso celeste. Per volere dell'arcangelo Tiriel fu creata la fortezza del pandemonio, una roccaforte ideata per respingere gli assalti degli inferi fiammeggianti, così da mantenere il controllo del potente artefatto. Ma nemmeno questo riuscì a cambiare le sorti della guerra, poiché anche la fortezza del pandemonio venne conquistata e perduta da entrambi gli schieramenti. Tra le fila del paradiso celeste vi era un arcangelo, Inarius, diretto sottoposto di Tiriel. Costui riteneva che l'eterno conflitto fosse futile, dato che nessuna delle due parti riusciva a dominare sull'altra. Durante una schermaglia fuori dalla fortezza del pandemonio, venne ferito e catturato dai demoni. Nel suo periodo di prigionia conobbe Lilith, figlia di Mefisto, e sua carceriera. L'angelo non faceva altro che lamentarsi dell'eterno conflitto, e anche lei pareva condividere quelle idee. Ella capì infine che Inarius si era invaghito e decise di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Nel mentre, Mefisto si accorse che le forze angeliche continuavano a ritirarsi, senza un motivo apparente. Egli decise di prendere tempo per analizzare la situazione, ma Baal, più avventato del fratello maggiore, optò per assaltare in forza il bastione e conquistarlo. Ma una volta preso, quello che scoprì fu incredibile. La pietra del mondo era scomparsa. Innumerevoli angeli vennero catturati e torturati, ma nessuno di essi era a conoscenza della posizione del potente artefatto.
Baal, però, nutriva dei sospetti sulla figlia di Mefisto, Lilith, scomparsa ormai da parecchio tempo. L'avrebbe uccisa se solo avesse saputo dove si trovava. Lilith aveva come obiettivo quello di rubare la pietra del mondo dalla fortezza del pandemonio, per poi utilizzarne i poteri e creare un mondo in cui nasconderla. Fu così che nacque il mondo di Sanctuarium. Creato Sanctuarium, Inarius e Lilith vi portarono la pietra del mondo e si nascosero, con angeli e demoni rinnegati, al loro seguito. Inarius era felice di essere sfuggito dalla guerra, mentre Lilith bramava molto di più: porre fine all'eterno conflitto da vincitrice. I due procrearono e dalla loro unione nacque l'Inarian, primo di una razza ibrida di angeli e demoni. Tale progenie verrà chiamata Nephilim. I Nephilim nacquero immortali, come gli angeli e i demoni, ma così potenti da surclassarli. Questo destò molta preoccupazione tra gli abitanti di Sanctuarium, perché il loro potere avrebbe certamente allertato il Concilio di Angiris e i primi maligni. Alcuni proposero come soluzione il genocidio dei Nephilim, e Inarius inizialmente fu dello stesso avviso, ma visto il dissenso da parte di altri che avrebbero voluto risparmiarli, egli decise di isolarsi e di rifletterci a fondo. Lilith, preoccupata per il destino di suoi figli, fu colta da una furia omicida e sterminò tutti gli angeli e i demoni presenti su Sanctuarium. Al suo ritorno, Inarius vide lo sterminio compiuto dalla sua compagna e la bandì nel reame del vuoto, poiché non ebbe il coraggio di ucciderla. Ma non ebbe nemmeno la forza di sterminare la sua stirpe, poiché rimasto da solo, decise dunque di modificare la pietra del mondo, in modo tale che ad ogni generazione i Nephilim diventassero sempre più deboli, fino a diventare gli esseri mortali noti come umani. Nel corso degli anni, gli umani popolarono tutto Sanctuarium. In seguito a questi avvenimenti, Inarius scelse di svanire nell'ombra, lasciando i Nephilim di prima generazione al proprio destino. Questi scelsero di espandersi in Sanctuarium, esplorandone ogni anfratto e creando delle civiltà che con il passare del tempo avrebbero iniziato a differenziarsi sempre di più. Per coloro che divennero umani, il ricordo dei loro antenati sbiadì, tramutandosi in miti e leggende. I Nephilim di prima generazione presero il nome di Antichi, che rimasero immuni agli effetti della Pietra del Mondo. Questi sono i nomi di coloro che più hanno influenzato il corso degli eventi. Nato dall'unione di Inarius e Lilith, l'Inarian fu il primo ibrido tra angeli e demoni. In seguito all'armonizzazione della Pietra del Mondo, l'Inarian si ribellò al padre, cercando di accrescere il suo potere cercando dei possibili alleati. Egli arrivò alla conclusione che fosse impossibile porre fine all'eterno conflitto. Pertanto, secondo lui, sia gli angeli che i demoni rappresentavano una minaccia per Sanctuarium. Durante la ribellione, alcuni dei suoi seguaci vennero uccisi da Inarius, costringendolo a inscenare la sua morte e a rifugiarsi nel regno etereo di Thralgul, un essere draconico che proteggeva Sanctuarium. Thralgul divenne il suo maestro e gli insegnò il concetto dell'equilibrio, un delicato gioco di forze tra ordine e caos che deve essere mantenuto a tutti i costi. Egli inoltre gli diede un nuovo nome, Rathma, che significa studente. Coloro che in seguito avrebbero seguito gli insegnamenti di Thralgul e Rathma sarebbero divenuti noti come negromanti. Bulcatos fu una figura riverita immensamente e fu il primo a sedere sul trono immortale. Mentre tantissime tribù iniziavano a separarsi, Bulcatos e i suoi seguaci decisero di restare nei pressi della Pietra del Mondo. Secondo il suo punto di vista, i suoi seguaci avrebbero dovuto volgere le loro esistenze ad un ferreo addestramento marziale, in modo da restare concentrati sull'obiettivo preposto dal loro re, per tutte le generazioni a venire. Il re immortale aveva fatto voto di proteggere la pietra del mondo e la formazione rocciosa che la ospitava, che prese il nome di Monte Arreat. I suoi seguaci fecero altrettanto e presero il nome di figli di Bulcatos, conosciuti anche come i Barbari.
potente antico Filios sosteneva una relazione con un angelo di nome Licander, che rimase attratta da lui per il suo carattere audace e spavaldo. In seguito alla furia omicida di Lilith, Licander fuggì e tornò nel Paradiso Celeste, restando però in contatto con Filios tramite un artefatto da lui posseduto, noto come l'Occhio Invisibile. Gli altri angeli la scoprirono e decisero di porre fine alla relazione. Licander fece forti pressioni su Filios perché nascondesse l'occhio, in modo che il Paradiso Celeste non scoprisse l'esistenza di Sanctuarium. Egli obbedì, nonostante il dolore, e nascose l'artefatto nelle isole Skovos. Dopo qualche tempo, conobbe una donna mortale di nome Ascarra. I due si innamorarono e dalla loro unione nacquero due gemelle. In seguito le gemelle andarono alla ricerca dell'occhio, avventurandosi per le isole Skovos. Restarono lì e fondarono la Società delle Ascari, le cui componenti sarebbero state chiamate Amazzoni. Filios e Licander rimasero due figure prominenti nella mitologia Ascari. Esu, una Nephilim di prima generazione che divenne estremamente abile nell'utilizzo della magia elementale. Andò a scontrarsi con Vulkathos cercando di prendere possesso della pietra del mondo e carpirne i segreti. Questo gesto causò una vera e propria guerra civile tra Nephilim, che terminò con la vittoria dei difensori del monte Arreat. Di questa incantatrice si conosce ben poco, in barba al fatto che non più sopportasse l'idea che un giorno l'umanità avrebbe potuto dimenticarla. In tempi più recenti il clan Zanesu venne creato da alcune delle sue seguaci. Kalmor, soprannominato l'ultimo degli antichi, fu un Nephilim che con il passare del tempo provò sempre più disgusto per le generazioni di Nephilim che si susseguivano. Considerò l'opzione di ucciderli tutti come gesto di pietà, ma arrivò ad odiare se stesso allo stesso modo in cui odiava gli umani, tanto da considerare di porre fine alla sua vita senza mai trovare il coraggio di farlo. Decise così di trovare qualcuno che lo facesse per lui. Trattandosi di avvenimenti risalenti a secoli fa, molti di questi racconti si sono perduti nel tempo e le leggende di tanti antichi determinanti per la storia di Sanctuarium non sono giunte ai tempi recenti. Ciò nonostante, è ancora possibile udire di questi esseri leggendari nominati dagli anziani dei villaggi sparsi per Sanctuarium. Si può sentir parlare di Korlik, Madwuk e Talik, tre barbari che, a detta di alcuni, hanno protetto il monte Arreat per generazioni sotto l'egida del re immortale. È possibile udire le storie di Orek e Urushi, spiriti che ancora vagano per il mondo alla ricerca dei Nephilim perduti. C'è chi addirittura ritiene che alcuni antichi siano tornati dall'oltretomba e che uccidano gli ignari viandanti che oltrepassavano il confine dei loro domini. Che siano leggende o meno, non molti sono a conoscenza del fatto che le successive generazioni di Nephilim sono state addirittura più incisive per la salvezza di Sanctuarium, che di lì a poco sarebbe divenuto l'oggetto del desiderio degli inferi fiammeggianti. Su Sanctuarium, nonostante i Nephilim fossero ormai regrediti, a tal punto da essere divenuti esseri umani mortali, questi ultimi mantenevano comunque una sorta di propensione alla magia. Nel territorio del Kegistan, infatti, iniziarono a radunarsi umani sensitivi alla magia e fondarono dei clan. Gli Anead si occuparono di trasmutazioni e incantesimi. Gli Ammuit si specializzarono nelle illusioni e nella manipolazione della realtà. I Vigerei si cimentarono nella magia spiritica, convinti che degli spiriti risiedessero su Sanctuarium e che fosse possibile entrare in contatto con loro, in qualche modo. Solo in seguito si dedicarono alla magia elementale. Per anni i Vigerei condussero esperimenti osservando i druidi,
una congrega che riuscì ad entrare in contatto con gli spiriti. Il clan, però, non ottenne progressi considerevoli. Ma un giovane accolito riuscì dove altri fallirono. Jera Rash, giovane apprendista Vigerei, era un membro costantemente in competizione e frustrato dall'essere sempre superato dai suoi pari. Durante una breve faida tra il suo clan e gli Amwit, la sua intera famiglia venne uccisa. Spinto dalla rabbia per quanto accaduto, incanalò i suoi poteri e riuscì fortunosamente a mettersi in contatto con uno spirito, che prese possesso del suo corpo e gli fece compiere la sua vendetta. Ciò che Arash non aveva compreso è che gli spiriti con cui il clan di Jerei aveva disperatamente tentato di entrare in contatto erano in realtà demoni. A causa di Arash, gli inferi fiammeggianti scoprirono l'esistenza di Sanctuarium. I primi maligni percepirono gli enormi poteri latenti negli umani, che andavano ben oltre la semplice magia, e decisero che avrebbero potuto sfruttarli come asso nella manica per schiacciare il paradiso celeste e porre fine al conflitto. Ma assediare Sanctuarium avrebbe significato renderlo noto anche agli angeli. Pertanto, decisero di corrompere l'umanità dall'ombra. Come vettore della corruzione, i primi maligni decisero di fondare un culto religioso in Sanctuarium, il culto della Trinità. Il messaggio principale del culto professava la meditazione e la devozione incondizionata, attraverso le quali l'umanità avrebbe sbloccato il suo vero potenziale. Trattandosi in realtà di menzogne, i membri più devoti diventarono sempre più oscuri e corrotti e sempre più inclini ai veri insegnamenti del culto, con l'intento di divenire degni ad accogliere l'arrivo di Mefisto e i suoi fratelli. Come spiriti rappresentativi del culto vi erano appunto Mefisto, Baal e Diablo, sotto falsi nomi, Mephis, lo spirito dell'amore, Bala, lo spirito della creazione, e infine vi era Dylon, lo spirito della determinazione. Il capo segreto del culto era Lucion, uno dei figli di Mefisto. Vennero eretti templi nelle città più importanti di Sanctuarium in modo da attirare fedeli e spargere il credo. Dopo decenni di corruzione, l'angelo Inarius, resosi conto del pericolo che stava per incombere su Sanctuarium, decise di tornare sotto mentite spoglie, facendosi chiamare il profeta. L'angelo fondò un culto diretto a contrastare quello già presente. Il suo nome era la Cattedrale della Luce. Il culto della cattedrale ruotava intorno alla figura del profeta, che dispensava consigli e insegnava alle persone come vivere le loro vite. Grazie al suo temperamento e al suo sempiterno giovane aspetto, i suoi seguaci lo adoravano e aumentavano sempre più, senza aver bisogno di creare alcun luogo di culto. Per secoli i culti della Trinità e della cattedrale hanno convissuto l'uno a conoscenza dell'altro, ma senza mai sfidarsi apertamente, per timore che il paradiso celeste potesse accorgersi di loro e scoprire al contempo l'esistenza di Sanctuarium. Ma le cose stavano per cambiare. La situazione di equilibrio tra i due culti venne interrotta da un ritorno inaspettato. Lilith, figlia di Mefisto, riuscì a fuggire dal vuoto nel quale venne bandita secoli prima. Ancora convinta del suo piano di utilizzare i Nephilim come esercito per porre fine all'eterno conflitto, si rese conto che i suoi discendenti ormai erano ridotti a meri gusci mortali. Un altro problema che non poteva essere ignorato riguardava la presenza dei culti su Sanctuarium stesso, che ormai avevano un seguito considerevole e tenevano l'umanità sotto controllo. Fu così che Lilith ordì un piano per distruggere la Trinità e la Cattedrale, sfruttando il malcontento di coloro i quali non ne facevano parte. Come prima cosa si recò in segreto sul monte Arreat per modificare la risonanza della Pietra del Mondo, dopodiché andò alla ricerca di qualcuno da poter manipolare,
Nel Toraja, zona esotica adiacente al Keijan, viveva un contadino di nome Uldissia Nuldomied, la cui famiglia era stata sterminata da un'epidemia. Gli unici sopravvissuti erano stati lui e suo fratello minore Mendeln. Tale evento aveva reso l'uomo colmo di risentimento, sia verso la Trinità, sia nei confronti della cattedrale, colpevoli di non aver fatto nulla per aiutarlo. Un giorno, durante una camminata nei boschi, Uldissian incontrò una nobildonna che si faceva chiamare Lilia. Agitata in volto, ella l'avvisò di aver trovato un cadavere poco più indietro. Arrivato sul posto, Uldissian vide che si trattava di un missionario della Trinità. Poco tempo dopo, venne trovato il cadavere di un altro missionario, stavolta della cattedrale, con l'arma del delitto ancora conficcata nella cassa toragica. L'arma apparteneva a Uldissian. Accusato degli omicidi, l'uomo venne imprigionato dagli agenti della Cattedrale della Luce. In attesa di essere processato, Lilia rimase sempre al suo fianco per confortarlo. Disperato per la situazione, iniziò fortemente a desiderare una via d'uscita. E come se stesse seguendo il suo volere, la porta della cella si spalancò. Convinto della propria innocenza, però, Uldissian non scappò e decise di affrontare il processo. Un maestro inquisitore venne chiamato a emettere la sentenza, ma proprio nel momento in cui stava per dichiararlo colpevole, un fulmine lo colpì, uccidendolo. A quel punto Uldissian colse l'occasione e fuggì insieme a Lilia. Una volta al sicuro, Lilia convinse Uldissian che i misteriosi poteri fossero un suo dono e che avrebbe dovuto aiutare la razza umana a risvegliare il proprio potenziale e liberarsi dal giogo della Trinità e della Cattedrale della Luce. Perché anche lei non vedeva di buon occhio i due culti. Il duo, accompagnato da Mendeln, iniziò a vagare per il mondo, risvegliando i poteri sopiti nell'umanità e ottenendo ben presto un seguito considerevole. Uldissian e il suo seguito presero il nome di Edirem, tradotto letteralmente in coloro che hanno visto, divenendo di fatto la seconda generazione dei Nephilim. Lucion, figlio di Mefisto e leader spirituale della Trinità, venne ben presto a conoscenza di Uldissian e dei suoi straordinari poteri e comandò a dei servitori di catturarlo, ma questi vennero distrutti dalla sua incredibile potenza. Sospettoso che qualcosa di losco fosse in atto, il demone inviò un altro gruppo di servitori, stavolta con degli incantatori al suo seguito. Poco prima che anche questi venissero massacrati, un incantatore lanciò un incantesimo di annullamento magico che colpì Lilia, rivelando la sua vera forma e confermando i sospetti di Lucion. Lilia era in realtà sua sorella Lilith e stava manovrando Uldissian fin dall'inizio. Era stata proprio la regina delle succubi a incastrare Uldissian, con la morte dei due missionari, e a fargli credere di aver delle affinità magiche, per poi manovrarlo nel reclutamento degli Edirem. Il contadino si era rivelato la pedina perfetta proprio grazie al suo odio per i culti. Dopo aver compreso la vera identità di Lilia, Uldissian si rese conto di essere stato usato e cercò di sottrarsi alla stretta della signora demoniaca. Lilith però non si scompose e riuscì facilmente a sopraffare l'uomo, schernendolo e prendendosi gioco di lui mentre lottavano. Sicura che sarebbe riuscita ancora una volta a sfruttarlo, si limitò a ferirlo e abbandonarlo con i suoi seguaci, in uno stato di profondo sconforto. Con la sorella fuori dai giochi e Uldissian inerme, Lucion era sicuro di essere riuscito ad arginare la minaccia per il suo culto. Gli Edirem però rappresentavano ancora un pericolo e decise di occuparsene personalmente. Raggiunse quindi la loro posizione e iniziò a massacrarli tutti, mentre Uldissian guardava impotente. La rabbia iniziò a pervadere il cuore dell'uomo, innescando un bagliore di magia latente che risvegliò i suoi autentici poteri da Nephilim. Si trattava di una potenza incommensurabile, tale che Lucion non poté fare altro che implorare per la sua vita. Ma con una semplice frase, Uldissian lo cancellò dall'esistenza, senza possibilità di ritorno. Avendo trovato nuovamente fiducia in se stesso, Uldissian fu più convinto che mai del suo obiettivo: distruggere la Trinità e la Cattedrale della Luce. A sorpresa però, la Trinità, che sembrava nel caos dopo la perdita del suo leader, si ricompose in fretta, proprio grazie al ritorno di Lucion. Costui però non era il vero Lucion, si trattava in realtà di Lilith, che ne aveva preso le sembianze. Il suo piano consisteva nell'indebolire il culto dall'interno, in modo da renderlo vulnerabile a Uldissian e ai suoi seguaci.
Tutto sembrava andare come previsto, ma c'era qualcosa che la madre dei Nephilim non aveva calcolato. Rathma aveva percepito il ritorno di Lilith dal regno del vuoto e insieme al suo mentore cercava un modo per fermarla. Era venuto a conoscenza di Uldissian e degli Edirem, in particolare del giovane Mendeln, fratello di Uldissian. Stupito dal suo potenziale e dalla sua inclinazione all'equilibrio, Rathma lo prese sotto la sua ala e divenne il suo primo discepolo. Nacquero così i primi negromanti della storia di Sanctuarium. Mendeln parlò del suo mentore a suo fratello Uldissian, ma egli non riusciva a fidarsi di lui, poiché figlio di Lilith, colei che lo aveva ingannato. Per dimostrare le sue buone intenzioni, Rathma teletrasportò Uldissian nel cuore del monte Arreat. In quel luogo, il Nephilim fu in grado di modificare fisicamente l'armonizzazione della pietra del mondo, accelerando il risveglio dei poteri Nephilim, latenti negli esseri umani. Gli Edirem, grazie all'accrescimento dei loro poteri, voltarono le sorti della guerra a loro favore e distrussero i templi della Trinità. Lilith a quel punto si rese conto di averli sottovalutati. Il culto della Trinità fu eradicato da Sanctuarium ed ella fu costretta a combattere contro Uldissian, preoccupata del suo potere in costante crescita. Ma il Nephilim era divenuto troppo potente per la regina delle succubi e riuscì a ucciderla durante lo scontro. O almeno così sembrava. Lilith riuscì ancora una volta a ingannare Uldissian, gli Edirem e persino Rathma. Inscenò la sua morte e scappò, gravemente ferita. L'unico che non si lasciò ingannare fu proprio il suo amante di un tempo, Inarius, che la conosceva troppo bene. Il profeta riuscì a stanarla e dopo un breve scontro la bandì nuovamente nel vuoto, ma stavolta si assicurò che non fosse più in grado di uscirne, quantomeno non da sola. Con il culto della Trinità ormai distrutto, ad Uldissian restava solo una cosa da fare: distruggere per sempre la Cattedrale della Luce. Inarius, per evitare la distruzione del suo culto, scelse di agire preventivamente e contattò Gamuel, uno dei suoi chierici guerrieri più fidati. Il suo compito era quello di uccidere Uldissian in un agguato, senza dargli alcuna possibilità di reagire. Il piano riuscì e Uldissian rimase ferito mortalmente. Ma il Nephilim fece qualcosa di mai visto prima. Sfoderò i suoi poteri e trasferì lo stato di morte che incombeva su di lui verso Gamuel, uccidendolo. Inarius rimase scioccato nell'apprendere la notizia e decise di rivolgersi ad un alleato inaspettato. Diablo stesso venne a conoscenza dell'enorme potere di Uldissian e si recò a Sanctuarium. Inarius lo contattò e i due decisero di collaborare per ucciderlo. Il Signore del Terrore richiamò a sé Malik, un fidato sottoposto di Lucion, ridotto ormai ad un misero spirito. Gli affidò il compito di prendere possesso del corpo di Uldissian e diventare uno strumento devastante al servizio degli inferi fiammeggianti, ribaltando così le sorti dell'eterno conflitto, a patto di lasciare Sanctuarium incolume. Ma il piano venne sventato sul nascere. Mendeln, che con il passare del tempo diventava sempre più un potente nigromante, percepì subito l'arrivo di Malik e lo bandì nell'oltrevita. Diablo, a questo punto, voltò le spalle ad Inarius, abbandonandolo. Il Signore del Terrore fece visita ad Uldissian e tentò di persuaderlo ad unirsi a lui per distruggere il Paradiso Celeste. Prima che gli angeli venissero a conoscenza di Sanctuarium e interferissero con le vite degli umani, Uldissian rifiutò categoricamente. E Diablo gli si scagliò contro, utilizzando i suoi poteri del terrore per soggiogarlo. Ma il Nephilim rifletté gli incantesimi verso il primo maligno, facendolo fuggire. Gli Edirem, incoraggiati dalle continue vittorie, decisero di lanciare un attacco contro Inarius e il suo culto, direttamente alla sede della Cattedrale della Luce. Questo scontro prese il nome di Battaglia del Cammino Dorato. Il profeta uccise molti Nephilim, ma al contempo Uldissian uccise tutti gli inquisitori presenti a difesa di Inarius. I due, a quel punto, si sfidarono. La furia dello scontro fu devastante. Entrambi attingevano dalla pietra del mondo per accrescere la loro potenza. Inarius, però, si rese subito conto della superiorità del suo avversario. Iniziò a temere seriamente per la sua vita
e una profonda sensazione di ingiustizia lo pervase. Nonostante egli vedesse se stesso come una divinità, non riuscì a concepire come una sua creazione potesse surclassare il suo divino potere. Il suo stesso senso di ingiustizia fu così potente che venne percepito dal suo vecchio comandante Tyriel. Egli decise di correre in aiuto di Narius, una volta capito dove si trovasse, e si unì allo scontro. Fu così che il Paradiso Celeste venne a conoscenza di Sanctuarium. Dopo che gli angeli scesero in campo, per gli inferi fiammeggianti non c'era più la necessità di operare dalle retrovie e i primi maligni scatenarono i loro eserciti. La terra iniziò a frantumarsi a causa della violenza dei combattimenti, devastando tutta la zona circostante. Sanctuarium, nato come il rifugio dall'eterno conflitto, ora ne era divenuto campo di battaglia. Uldissian, distratto dall'arrivo di angeli e demoni, si fece sopraffare dai Narius. Lo scontro pareva ormai essersi concluso e l'angelo rinnegato stava per infliggere il colpo di grazia. Ma alla fine il Nephilim infuse il suo corpo di un'immensa energia e riuscì ad interrompere la connessione che Inarius aveva con la pietra del mondo. Ormai divenuto impotente, venne preso prigioniero dagli Edirem, lasciando come unici nemici angeli e demoni. Uldissian diede sfoggio della sua incredibile potenza, scatenando ondate di energia così devastanti da costringere entrambi gli eserciti a ritirarsi nei rispettivi domini. Tutto questo potere non faceva altro che spaventare Uldissian. Quest'ultimo si rese conto che non avrebbe causato altro che distruzione su Sanctuarium e che poco a poco avrebbe perso la sua umanità. Fu allora che scelse la via più ardua, la via del sacrificio. Raccogliendo a sé tutto il suo immenso potere, lo rilasciò un'ultima volta, cancellando se stesso dal piano esistenziale. Questa enorme esplosione di energia riarmonizzò la pietra del mondo, annullando i poteri di tutti gli Edirem. Ormai privi di affinità magiche, non furono più in grado di contenere Inarius e furono costretti a consegnarlo al Paradiso Celeste. A causa dei gravi problemi venutesi a creare su Sanctuarium, il Concilio di Angiris si riunì nel Pinnacolo Argenteo per decidere il destino dell'intera umanità. Dopo la dimostrazione di potenza da parte di Uldissian, un mortale capace di tener testa agli inferi fiammeggianti al Paradiso Celeste contemporaneamente, il primo pensiero del concilio fu quello di cancellare l'intera umanità dall'esistenza, dato il pericolo che rappresentavano. Fu così indetta una votazione, il cui esito avrebbe determinato le sorti dell'umanità. Venne inoltre deciso che nell'eventualità di un pareggio gli umani sarebbero stati sterminati comunque, così come era stato stabilito inizialmente. Malthael, arcangelo della saggezza e capo del concilio, si astenne dal votare. Imperius, arcangelo del valore, votò a favore dello sterminio, data l'origine demoniaca degli umani. Ithrael, arcangelo del fato, votò a sfavore dello sterminio, poiché l'umanità avrebbe potuto aiutare il Paradiso Celeste a vincere l'eterno conflitto. Auriel, arcangelo della speranza, votò a sfavore dello sterminio, poiché riteneva che l'umanità avesse diritto di vivere e non dovesse essere punita per i crimini commessi da Inarius. Tyriel, arcangelo della giustizia, deteneva il voto decisivo. Inizialmente d'accordo con Imperius, cambiò idea e votò a sfavore dello sterminio, grazie al nobile sacrificio di Uldissian, che gli dimostrò quanta nobiltà d'animo possedessero gli umani. I primi maligni arrivarono ad una conclusione simile a quella del Concilio di Angiris: lasciare in vita la razza umana, ma non fu l'unica decisione che presero. Mefisto decise di recarsi personalmente ai cancelli del Paradiso Celeste e chiese udienza al Concilio di Angiris, così da arrivare ad una scelta condivisa. I due schieramenti si sarebbero accordati per una tregua, non solo per il dominio su Sanctuarium, ma per quanto riguardava l'eterno conflitto. Gli inferi fiammeggianti avrebbero chiuso tutti i portali da cui i demoni potevano accedere. In questo modo, per gli umani sarebbe stato possibile vivere le proprie vite e avrebbero potuto scegliere se servire le forze del bene
o del male, grazie al libero arbitrio, senza subire alcuna influenza da parte del paradiso celeste o degli inferi fiammeggianti. Come ulteriore misura di sicurezza, il concilio di Angiris cancellò la memoria degli abitanti di Sanctuarium, così da dimenticare la guerra appena conclusasi e l'esistenza dei Nephilim. La pietra del mondo venne modificata, in modo da impedire che i poteri latenti degli umani riaffiorassero nuovamente. Mendeln fu l'unico mortale che non perse la memoria degli eventi appena accaduti. Per volere dell'essere draconico Thralghul, egli avrebbe ricordato il sacrificio di suo fratello, così da poterlo tramandare ai posteri, insieme al concetto dell'equilibrio e alle arti necromantiche. Come parte dell'accordo, però, agli inferi fiammeggianti sarebbe stato consegnato Inarius, responsabile della creazione di Sanctuarium e dell'umanità. Per ordine di Mefisto, l'angelo rinnegato venne torturato nei modi più atroci. Le sue ali gli vennero strappate e poco a poco le sue carni lacerate e squassate da ganci affilati, e i suoi lineamenti, che lo rendevano piacente alla vista, vennero completamente corrotti dalle energie demoniache. Ad oggi, egli è ancora imprigionato negli inferi, incatenato all'interno di una camera piena di specchi, privo di palpebre, in modo da non poter far altro che osservare la sua figura deforme. Tutti questi scontri vennero chiamati guerre del peccato, e negli anni che seguirono nacquero altri domini, mentre la guerra del peccato venne ricordata come una semplice guerra tra fedi religiose. Iniziò dunque l'era degli uomini, in un mondo di pace e prosperità. Naturalmente, ragazzi e ragazze, speriamo che il video vi sia piaciuto. Perdonate ovviamente alcune dimenticanze di fatti o aneddoti omessi per motivi di copione e tempo di editing. Ringraziamo Azur per l'aiuto offertoci alla scrittura di questo video. Passate a trovarlo con i link in descrizione per approfondimenti, classi, build e tanto altro sul mondo di Diablo. Sosteneteci commentando o iscrivendovi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, dove tratteremo la storia della trilogia prima del quarto capitolo. Alla prossima!